Buongiorno a tutti quanti, su quello che ha detto nell'introduzione Lucia, potrei pure non predicare perché in pratica ha già detto tutto quanto lei, il massaggio era quello. Comunque, vabbè, visto che l'ho scritto, ve lo propongo. Ah, però prima di tutto una cosa. Minuto di silenzio. E vabbè. È la crisi della laci. No, non è che mi sia dimenticato cosa debba dire e nemmeno la crisi della Lazio. Volevo soltanto farvi apprezzare, farvi pesare e farvi patire un minuto di silenzio. Quanto è lungo un minuto? È sorprendente quanto un minuto di silenzio possa sembrare lungo oppure possa sembrare breve. Pensa a quanto sembrasse corta un'ora passata con il tuo fidanzato, la tua fidanzata dell'epoca, che forse adesso è il tuo sposo o la tua sposa, quando stavi insieme. Figurati un minuto correva molto rapidamente. Oppure pensa, e questo è per i giovani, a quanto devi staccarti per un minuto dalla PS4. Quando ti chiede un genitore di senti, mi fai questa cosa? Un attimo, un minuto, il famoso un minuto. Pensa quanto è pesante quando una macchina si ferma davanti a te per scaricare le borse della spesa e tu suoni e quello ti dice un minuto è una vita. Lo sai, oggi mancano 16 giorni e mezzo fino a Natale, 16 più o meno, cioè significa che mancano 396 ore che approssimativamente fanno 23.000 minuti. Ma di questi 23.000 minuti come li investirai? Cosa farai? Li passerai a preparare Adobe? A fare shopping, come ha detto Lucia, a pianificare pranzi, a pianificare cene? E in tutto questo Gesù, in questi 23.000 minuti, che parte avrà? Noi sappiamo che Natale non è il giorno specifico in cui è nato Gesù, è un giorno convenzionale, è stato scelto. Molti dicono, e hanno torto, che era la sovrapposizione di una festa pagana, ma non ci interessa discuterne oggi. Ma il Natale è un simbolo, una data simbolica che ricorda la nascita di Gesù. Noi lo sappiamo che non è nato il 25 di dicembre e non crediamo nemmeno che ci fosse la neve e non crediamo nemmeno al bue e l'asinello che soffiavano sopra il bambino e tante altre tradizioni umane in cui noi non crediamo. Ma non di meno, in questo periodo noi abbiamo a che fare con tantissime persone che parlano di Gesù in una maniera o nell'altra. Non a tutti importa di Gesù, anzi, moltissimi proprio non gliene importa nulla, ma a una considerevole parte reputa il Natale ancora realmente la
nascita di Gesù. Perché molti sanno che il Natale è quello, ma per quanti il Natale è realmente il ricordo di un Dio che scende in terra? Per questo tipo di persone Dio fa parte del panorama del Natale, fa soltanto una parte del Natale in mezzo a panettoni, torroni, tacchini e quant'altro, oppure è il motivo principale. In inglese si dice the reason for the season, la ragione per la stagione. Sapete, come credenti siamo chiamati a essere il sale della terra e la luce del mondo. Gesù ci chiama a essere una città sopra un monte, a essere vista da distante, a far sì che Gesù non sia soltanto il panorama del Natale, ma sia la ragione della festa, ma domini il Natale. Moltissime chiese chiamano questo periodo delle 5 settimane prima del Natale il periodo dell'Avvento. Molto brevemente, senza volerci fare troppe discussioni, Avvento significa soltanto advenire, che è una parola che viene dal latino, che significa venire, giungere, ad, presso a, vicino a. Il Natale parla di qualcuno che è venuto vicino a, di un Dio che si fa uomo per giungere presso chi? Presso di noi, presso me e te, e presso tutti quelli che festeggeranno questa festa senza ricordarsi che l'Avvento è un Dio che viene vicino a te. Come credenti siamo chiamati a riempire questi 23.000 minuti di tutti quelli che in un modo o nell'altro parleranno di Gesù. Noi siamo venuti a riempirli con il sale della parola, a testimoniare di che cosa significa. Ma per fare questo, per essere sale della terra e luce del mondo, perché noi possiamo parlare agli altri di Gesù, noi dobbiamo essere vicini a Gesù, dobbiamo essere pronti, proprio noi che ci chiamiamo credenti, Dove sei oggi? Dove sei? In quale modo ti appresti a celebrare un mondo che parlerà di Gesù? Sei vicino o vicina o sei lontano? O sei lontana? Sei in attesa solo di festeggiare la festa, di festeggiare i regali, di festeggiare con il tacchino, il torrone, il panettone? Oppure sei in attesa di ricordare anche simbolicamente il miracolo della nascita, il miracolo, come diceva Gin, di una donna, Maria, che dice sì al Signore, che accetta di essere colei che porterà in grembo il Figlio di Dio. Il Natale parla di più miracoli. Oggi parleremo di un miracolo del Natale, del miracolo del momento giusto. Abbiamo iniziato parlando di tempo. Ti sei mai immaginato, ti sei mai fermato a considerare quanto il tempo sia importante per tutto ciò che esiste? Per esempio, pianti pomodori a dicembre? Penso di no. Dipingi l'esterno di casa a gennaio? Nemmeno. Vai a fare una bella nuotata al lago a febbraio? Forse se sei tedesco, se sei italiano o nigeriano. Perché? Perché non è il momento giusto. Penso che tutti voi siete d'accordo che il momento giusto di cominciare una dieta non è dicembre, vero? Non è il momento giusto. Pensa all'importanza del momento giusto nello sport. Se Ciro Immobile non salta nel momento giusto per ricevere la palla crossata da Luis Alberto, non segnerà l'ennesimo gol per la grande Lazio. Ciro Immobile è un giocatore della Lazio, io non sono per niente laziale. Se la terza frazionista della staffetta 4% sulla pista delle Olimpiadi non parte al momento giusto, non riceverà il testimone da quella dal suo compagno che arriva, e non cambierà, non prenderà il testimone nelle linee giuste, e non potrà completare la 4% delle Olimpiadi. Bisogna che parta al momento giusto.
Pensa all'importanza di essere in tempo nelle cose quotidiane. Se hai mai perso un volo d'aereo o un pullman, sai che cosa significa essere in tempo. Essere al momento giusto. Un momento, un intervallo di tempo posto nella giusta posizione può fare la differenza. Paolo dice questo in Galati, al capitolo 4, versetto 4. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Qui la parola di Dio dice che quando il tempo era pieno, quando non bisognava aggiungere altro, quando la misura era piena, quando il vaso era riempito, proprio in quel momento è arrivato Gesù e Dio ha mandato suo figlio. Un'altra versione dice così, questa è la versione della parola in vita, ma al momento stabilito Dio mandò suo figlio. Questo rappresenta il miracolo del momento della prossima. Gesù è venuto al momento giusto. Perché dico questo? Gesù, la parola dice che quando il tempo arrivò in arrivò al completamento, Dio mandò suo figlio. Cosa significa? La nota importante è che Gesù veniva. Non era l'importanza che nasceva in una stalla, ma che realmente nasceva. Da quando era stata pianificata questa nascita? Da quanto tempo aveva deciso? Dio aveva deciso che le cose andavano male, per cui ha deciso, beh, guarda, ho fatto la creazione, questi non sono capaci di gestirla, beh, senti che c'è, figlio mio, gli vai a dare una mano? È così che è successo? Penso proprio di no. Nella prossima. Vi faccio soltanto tre esempi. Genesi 3,15. Io porrò in inimicizia tra te e la donna, questo è Dio che sta parlando al diavolo, al serpente. Io porrò in inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Quella progenie, sta parlando di Gesù, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Questo era scritto 1800 anni prima del tempo. E poi Isaia, capitolo 7, versetto 14. Perciò il Signore stesso ti darà un segno, ecco la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Questo è stato scritto circa 740 anni prima della venuta di Gesù. E poi Michea 5,1. Ma a te, o Betlemme, frata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore di Israele. Scritto circa 680 anni prima. Dio aveva pianificato sin dall'inizio la nascita di Gesù. Cioè, interessante, facendo questo studio, questa predicazione, ho letto una cosa che non sapevo. Non erano soltanto i credenti che stavano attendendo la nascita di Gesù, ma c'è un poeta romano, Virgilio, che nel 40 a.C., per cui 40 anni prima della nascita di Gesù, ha scritto di un puer, di un bambino di origine divina che darà vita a un nuovo ordine dei secoli. Questo è quello che ha scritto in una poesia di Virgilio. Nuovo ordine dei secoli. Da quando nascerà Gesù, i secoli saranno divisi in AC, avanti Cristo, e DC. Non è democrazia cristiana, è dopo Cristo. Dopo Cristo. È incredibile. Forse sarà un caso, però così è stato. Nel mondo antico, in quel momento, perché dico che era il momento giusto? Perché in quel momento in cui è nato Gesù, le vecchie filosofie che avevano dominato il mondo, la filosofia greca e la filosofia romana, stavano collassando. C'era una fame spirituale delle persone e tutti quanti cercavano qualche cosa oltre la filosofia. Dio stava preparando per l'arrivo del suo figlio. Mai come in quel momento era stato facile viaggiare, perché? Perché l'impero romano era nel momento di sua massima espansione. I romani erano potentissimi, avevano costruito strade che collegavano città piccole con città grandi. Era molto facile spostarsi. Il dominio di Roma era così grande che non c'erano guerre, per cui non era così pericoloso spostarsi. Le persone non è che per passare da uno stato all'altro dovevano fare una guerra, semplicemente prendevano un carro, un cavallo o a piedi e si spostavano. Soprattutto c'era finalmente una unica lingua, il latino, perché tutti quanti più o meno sull'impero dovevano sapere un po' di latino per poter avere commercio. Per
facile parlarsi tra razze differenti. Dio decide che questo è il momento giusto. Quello è proprio il momento giusto. Dio nascerà in un mondo che lo aspetta, perché lo stavo aspettando, dove persone sono alla ricerca di Dio, persone che possono viaggiare e che possono parlarsi per fare che cosa? Per parlare di un Dio che è nato, di un Cristo che viene, di un Salvatore che viene. Ora, non so, stavo pensando, ci sono familiari la situazione? Lucia ha detto che siamo negli ultimi tempi. Ci sono familiari la situazione? Un mondo dove tutte quante le filosofie vecchie crollano. Guardati intorno. Guardati intorno. Il comunismo, siate tutti quanti uguali e sarete felici, è crollato. Il capitalismo, siate tutti quanti ricchi e sarete felici, è crollato. Il consumismo, comperate, abbiate più cose possibili e sarete felici, anche quello è crollato. E la gente è alla ricerca di qualcosa in cui credere, perché comunismo, capitalismo e consumismo non li hanno resi felici. Un mondo dove è facile spostarsi, un biglietto d'aereo attualmente costa quanto un biglietto di pullman, almeno in Occidente, è così. E che tu ci credi o no, negli ultimi 70 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Occidente non c'è mai stato un periodo più pacifico, c'è stata soltanto qualche guerra in Occidente, poco o niente. Un mondo dove le persone possono capirsi, perché, che ci piaccia o no, ci sono due lingue al mondo in questo momento che quasi tutti conoscono, l'inglese e lo spagnolo. Il cinese viene parlato in Cina, e lì lo sanno. Ma se tu parli un po' di inglese, giri tutto quanto il mondo, il nord del mondo. Se tu parli un po' di spagnolo, giri tutto quanto il sud del mondo. Gesù ti mette a disposizione tutto questo. Tutto questo in un mondo che sta cambiando, in un mondo che è alla fine, vuole che tu faccia del Natale non un'adorazione pagana, ma un mezzo con cui parlare agli altri che lo stanno cercando. Seconda cosa, Gesù provvede al momento giusto. Gesù provvede al momento giusto. Sapete, molte persone si accontentano di fare il minimo sindacale. Il minimo sindacale a Natale. Esattamente come fecero tanti al momento della nascita di Gesù. Fecero il minimo sindacale. Si limitarono a festeggiare il miracolo senza accettare il miracolo. Molte persone, quelli che furono avvisati dagli angeli, i pastori, andarono a festeggiare la nascita, andiamo a vedere quello che ci ha detto il Signore, ma poi non accettarono il Signore, perché per i 33 anni successivi, anche se lo ascoltavano, non l'hanno accettato. Hanno fatto il minimo sindacale, hanno festeggiato la nascita del Salvatore, ma non hanno accettato la nascita del Salvatore, la venuta del Salvatore. Gesù non era soltanto venuto al momento giusto, perché se fosse soltanto nato, se fosse venuto soltanto a vedere com'è essere umani, non avrebbe avuto alcun motivo di festeggiare. Se Gesù fosse venuto soltanto in missione per vedere com'era avere braccia, gambe, occhi e naso, non avremmo motivo di festeggiare. Romani 5 dice così, Romani 5 versetto 6: mentre eravamo ancora senza forza, al momento giusto, per questo che ho usato questa versione di Bibbia, mentre eravamo senza forza, al momento giusto, Cristo è morto per noi peccatori. Ora, quando è che hai bisogno di un miracolo? Perché io ho detto una volta che noi il miracolo lo chiediamo dal tumore in su, perché dal tumore in giù possiamo fare da soli, no? Allora, quando è che hai bisogno di un miracolo? Semplicemente quando non hai più opzioni e non hai più risorse. Quando la corda che ti divide dal baratro è finita e non c'è altro a cui appendersi. Quando la diagnosi è malattia terminale. Solo allora cerchi il miracolo. Solo allora sei in grado di accettare che c'è un Dio, che è un Dio dei miracoli. La nostra malattia era una malattia terminale, si chiamava peccato, si chiama peccato.
la corda era esaurita, ma Gesù al momento giusto è arrivato. Quante persone conosciamo, quante persone conosci che fanno il minimo sindacale, che faranno il minimo sindacale, che festeggeranno la nascita di Gesù senza accettare il dono di Gesù, senza accettare il miracolo. Festeggiare Dio che viene per provvedere alla vera malattia terminale, ma senza accettare il dono, la salvezza dal peccato. Io e te siamo chiamati a un compito. Io e te siamo chiamati per primi a ricordare che Gesù è il provvedimento di Dio. Dio ha provveduto. Uno dei nomi di Dio è Dio provvede. Che Gesù è venuto per provvedere la salvezza. Ma la salvezza non a chi festeggia, ma la salvezza a chi accetta. La salvezza è giusto festeggiarla, ma soprattutto deve essere accettata. E terza cosa. Gesù dice che ora è il momento giusto. Sembra che stiamo sempre aspettando qualcosa perché sia il momento giusto per fare qualcosa. Aspettiamo il momento giusto per cambiare la macchina perché c'è un'offerta tale. O aspettiamo il momento giusto per cambiare casa perché il mercato immobiliare sta andando giù. Aspettiamo il momento giusto per dire qualche cosa ai nostri figli, al nostro sposo, alla nostra sposa o al nostro collega di lavoro, perché altrimenti se non trovi il momento giusto non mi accetterà. Il Natale ci ricorda che il momento giusto per accettare Cristo è sempre. È sempre. Paolo dice così in 2 Corinzi 6. In 2 Corinzi 6, versetto 2. Ti ho ascoltato nel tempo giusto e ti ho soccorso nel tempo nel giorno della salvezza. Ecco, questo è il momento giusto. Oggi è il giorno della salvezza. Ora è il momento giusto. Ogni momento è quello giusto. Non ricordiamo a Natale, ma ogni giorno è il momento giusto per accettare Cristo. Per prendere questo impegno verso Cristo. Gesù disse così in prima Marco. In Marco capitolo 1 al versetto 15. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Ora è il momento giusto. Questo è il momento giusto per ricevere il dono della salvezza di Dio. Se non hai mai fatto questo, questo è il momento giusto. Se non hai mai accettato Gesù, se hai soltanto festeggiato l'arrivo di Gesù, ma non hai mai accettato l'arrivo del Salvatore, questo Natale è il Natale in cui puoi accettare. Ma il Natale non serve solo a testimoniare a chi non crede o a chi sta cercando, a chi è curioso e che cerca. Questo Natale, il Natale, può servire a ciascuno di noi che abbiamo accettato quel dono, per riavviare la nostra vita in Cristo, per ravvicinare la nostra anima a quella di Cristo, per riavviare la nostra decisione di accettare Cristo e di accettare e di servire. Una decisione che possiamo aver preso tanto tempo fa o poco tempo fa, ma magari è ai box, è ferma in garage, l'abbiamo messa da una parte per riaccendere il fuoco sotto la pentola della nostra passione per Cristo, per mettere nuova energia nella nostra chiesa, nella tua chiesa locale, per tornare a lavorare sulla tua famiglia, sul tuo sposo, sulla tua sposa, sul tuo matrimonio, per rinnovare il tuo impegno a camminare con Cristo in stretta comunione con Cristo ed essere il suo testimone, ed essere il suo testimone. Il momento giusto per riavvicinarsi al Signore qual è? È sempre, è ora. Ma fai di questo Natale, fai di questi 23.000 minuti che corrono il momento giusto. Il momento giusto di avvicinarsi ora, di riempire quel minuto vuoto con cui abbiamo cominciato, con cui ho iniziato la predicazione con un sì Gesù, tu sei il mio Salvatore, che può cambiare la tua vita o rigenerare la tua fede che si è spenta.
hai 23.000 minuti, forse qualche uno di meno, 23.000 minuti meno 24, che sono quelli della predicazione, per da qui a Natale, ma non rimandare l'impegno, non rimandare questo impegno, fallo oggi, perché per accettare il Signore o per ritornare al Signore ogni giorno è il momento giusto. Fallo durante questo Natale, nei prossimi 23.000 minuti. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore che Tu hai mandato Gesù nel momento giusto, che Tu sei colui che manda al momento giusto. Hai scelto un momento per mandare Gesù, che è il provvedimento. Gesù, Tu sei venuto al momento giusto. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa, prega assieme a me queste parole nel tuo cuore. Gesù, tu io so che tu sei venuto al momento giusto, che tu sei il provvedimento, che tu sei colui che manda via il peccato da me, che lo sconfigge, che sconfigge o ha sconfitto il male terminale che era nella mia anima, che si chiamava peccato. Signore, io voglio riconnettermi a Te durante questo Natale. Voglio far sì che la Tua nascita, il Tuo ricordare, il mio ricordare la Tua nascita, possa ricordarmi che io sono Tuo, che io sono Tua, e riaccendere il fuoco della mia fede in Te. E Signore, Ti chiedo di farmi Tuo testimone, di farmi Tuo testimone davanti a quelli che conosco e che incontrerò durante questo Natale. Rendimi capace, dammi le parole per parlare a queste persone che soltanto festeggiano la Tua venuta, ma che non accettano il Tuo dono, affinché possano accettare quel dono che ricordiamo a Natale. Queste cose te le prego in nome di Gesù. Amen.